besides your inner peace, your inner violence. I'm so scared of what I hear. Your songs fall out of me like tears. What more can I do? No one ever sees this side of sei? Antonio. Antonio, e tu invece? Mina. Mina, e tu? Frances. Frances, che bello. Questo è il bar più bello di Milano. Eh? È il bar più bello di Milano. Ma che significa? Oggi mi sento bene, figurati, dopo un Van Bol. Eh? Perché? Dopo aver gustato una colazione così, vero? Sì. Ma prima non c'era questo bar? Non c'è da 5 anni? Sì, da 4 anni. È bellissimo. Ma chi frequenta questo bar? Che tipo di gente frequenta questo bar? Antonio sei tu? Antonio, sì. Che tipo di gente frequenta questo bar? Turisti, oppure so, gente che lavora, gente che va in banca, uffici. Quindi di tutto? Di tutto. Ma voi non siete italiani? No. L'Expo ha fatto una globalizzazione, è bellissima, no? Sì. Ci siamo uniti tutti, ci siamo abbracciati tutti. Da dove vieni? Marocchina. Marocchina, da dove precisamente? Casablanca. Casablanca. Mi porti con te a Casablanca? Andiamo, dai, andiamo. Quest'estate. Quest'estate, bene. Tu invece, Antonio, da dove vieni? Io dal sud. Da dove? Sono leccese. Ah, quindi sei italiano tu? Certo, sono italiano. Sei Lecce, bello. Il barocco, bellissimo Lecce. Bello. Invece lei, Francis? Lei è filippina. Io sono filippina. Filippina, oh. Senti, la vostra specialità qual è? È la sfogliatella napoletana. La sfogliatella napoletana, addirittura in un bar di Milano dove io trovo una Mina, ti chiami? Mina, come sì. La cantante. Come la dove cantante. Trovo Mina, che è di Casablanca, dove trovo Antonio che viene da Lecce. Abbiamo la specialità che è la sfogliatella napoletana, insomma, meglio di così. Il bar è napoletano. Il bar è napoletano. Allora, Massimiliano, buongiorno. Senti, io ho l'imbarazzo della scelta. Cosa posso scegliere qui a... Piacerebbe per esempio i paccheri, come li fate questi paccheri? Allora, i paccheri è un piatto tipico napoletano, dei paccheri con un ragù napoletano e con vengono conditi dopo la cottura con dei pezzi di bufala di origine campana naturalmente, perché il nostro forte sono proprio le materie prime con cui produciamo i nostri piatti
tutte le nostre referenze. Quindi sugo, basilico e mozzarella campana dopo. Senti, noi siamo a Milano e noi ultimamente frequentiamo spesso Milano e ci siamo resi conto che molti locali qui a Milano sono gestiti da meridionali. Ecco praticamente un esempio, qui questo locale è gestito da napoletani, cioè la società che gestisce questo locale viene Napoli. Da Napoli, perché io sono andato al bar prima e Mina mi diceva che qual è la vostra specialità, la sfogliatella napoletana. Adesso tu mi dici, io ho scelto un piatto a caso, ho parlato di paccheri e stiamo parlando di una risorsa del territorio campano, i paccheri di Gragnano, la mozzarella di bufala campana, cioè, quindi significa che l'impostazione di questo posto è tipicamente napoletana. Sì, un bistro improntato sulla cucina mediterranea, però non solo, abbiamo anche prodotti differenti, come può essere la nostra vera specialità che è il vanbollo, che è un dolce tipico, un muffin fatto con un impasto particolare e noi lo proponiamo con cioccolato fuso di origine domenicana all'interno e gelato alla nocciola di origine piemontese. Quindi comunque ricerchiamo in tutto il territorio italiano materie prime di eccellenza e le abbiniamo in maniera particolare. Buon pomeriggio, bentornati un giorno dopo l'altro, maestro Pier Paolo Giambarella. Buon pomeriggio a tutti. Maestro, buonasera. Si prepari perché stiamo per entrare nell'atmosfera sanremese. Ormai, quindi ormai da ci siamo qui dentro. In poi, quindi tutte le puntate che faremo, parleremo del festival. Bene, diceva Mike, come dicevo io ieri, festival. Festival. Le piace festival o le piace festival? A me piace tanto, perché riceve proprio. Ma dico, le piace dire festival o le piace festival? Festival. Festival è un po' più antico. Festival è più antico alla Mike. E siccome, come dice Federica Di Lieto, io sono un boomer, mi piace, diciamo festival. Allora, apriamo con una canzone che vinse l'edizione del 1980. Finalmente Toto Cutugno infilò una sua canzone al primo posto. Grande canzone, anche grande successo discografico. Da lì in poi Cutugno prese il via per una serie di secondi posti, quindi arrivò al secondo posto per 6 volte consecutive e una volta al terzo posto. Sì, sì. Infatti si diceva di Toto Cutugno l'eterno secondo, però vinse nel 1980 con una canzone intitolata Solo Noi. E mi diceva, io sto bene con te. E mi diceva, tu sei tutto per me. Se non è amore, dimmelo tu cos'è. E si addormentava abbracciandosi a me. Mi risvegliava con un bacio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu cos'è. E poi restava a parlare con noi, solo noi, solo noi, dimmi che tu mi vuoi, solo noi, il respiro di noi, solo noi, dimmi che nessun uomo ti ha fatto tremare, come tremi con me,
solo noi, le montagne se vuoi, solo noi, prati verdi se vuoi, solo noi, dimmi che non sai stare da solo un minuto se non sei con me. Ora che non ci sei, scende la sera, entri dentro di me, se non è amore dimmelo tu cos'è, ma tu sei ancora sola con me, solo noi, dimmi che amore è, solo noi, la mia mente dov'è, solo noi, odio queste lenzuola che il tempo cancella, il profumo di te, solo noi, le montagne non vuoi, solo noi, prati verdi non vuoi, solo noi, mi dicevi che non può restare un minuto lontano. Grazie. Arriva il mio applauso, sento anche dei ventilatori sono accesi, insomma, per applaudire per lei, applaudire, ma è... sì, sì. Senti il rumore che c'è. Solo noi, Toto Cutugno era il 1980, vinse quell'edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ma Toto Cutugno c'è stato per diverse volte, come abbiamo detto, al Festival di Sanremo. Noi lo salutiamo e soprattutto so che quest'anno ci sarà un omaggio. Ci vuole, e se sì. Tutto va come previsto, perché Amadeus ha pensato di far fare l'omaggio a Toto Cutugno da Adriano Celentano. Sì. Quindi se gli riesce questo colpo, chapeau Amadeus, Amadeus. O come dice un mio amico, Amadeus. Amadeus. Premio meritato a Cutugno. Allora, vediamo invece un filmato di un'altra partecipazione di Cutugno al Festival di Sanremo, è quella del 1992, quando lui cantò Gli Amori. Bello. Ci fu una straordinaria interpretazione, quella di Ray Charles, perché in quell'anno che c'era la direzione artistica di Adriano Ragozzini, scelsero di far partecipare insieme agli italiani anche gli stranieri. Ed ecco che arriva Ray Charles che canta Gli Amori. Naturalmente una splendida standing ovation. Il brano fu anche ripreso da una colonna sonora da Sergio Castellitto per inserirlo in un film interpretato da lui insieme a Penelope Cruz, Non ti muovere, da un romanzo di Margaret Mazzantini. Vediamo Gli Amori di Toto Cutugno a Sanremo 92. In Gli Amori, al secondo posto del 40° Festival di Sanremo, Toto Cutugno. Accesi, spenti, stupidi, speciali, due consonanti perse in tre vocali. Son loro che ci aiutano a non sentirci soli, per questo sono grandi e li chiamiamo amori. Gli amori sotto un grande cielo o chiusi in una stanza, gli amori in cui è perso ogni speranza, gli amori con le spalle al muro o quando dici Dio ci pensa, gli amori in cui non sei sicuro, a cui non dà importanza. Ma quanti amori, ma quanti amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via
quelli in cui soffri solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, ma quali amori, amori ormai scoppiati che non sanno stare insieme, amori al limite della follia, quelli cui soffri solamente tu, e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Bene, siamo rientrati qui, eccoci qua. Mi devo collegare con Federica? Va bene. No, volevo dire, dove... Federica sta per arrivare in studio, ma ti sei già rintanata in regia, dove sei? Ciao Francesco, ben ritrovati un giorno dopo l'altro. Oggi le quinte, siamo in regia con Luca Chito, quindi io vi vedo sul LED wall qui davanti. Ci vieni a trovare, poi entri in studio. Sì, fra un po' arrivo. Tra un po' arrivo. Ti aspettiamo. Ciao, a fra poco. Federica Di Lieto. Ciao. Allora, Ettore Santoro, buonasera. Hai visto Cotugno? Che forza che... Abbiamo avuto una grande perdita quest'anno. È tutta una generazione che sta andando via. E questa cosa duole. Duole molto perché, ecco, si parlava tanto di melodia. Strani amori. Ho portato un regalo a Morena Spaccarotella. Inquadrate il regalo che ho portato a Morena Spaccarotella. Ce la possiamo fare a inquadrare. Eccolo qua, il regalo che ho portato a Morena Spaccarotella. È il Sorrisi ufficiale del Festival di Sanremo. Custodiscilo con cura e tienilo fino all'edizione dell'anno prossimo. E se non hai quelle delle edizioni precedenti, fammelo sapere che te ne fornisco una copia. Allora, cara Morena, parlaci del festival, perché oggi comincia il nostro percorso verso la kermesse più importante della musica leggera italiana. Con il Festival 2022 finisce l'era del binomio Amadeus-Biancheri. La RAI lavora al futuro, abbiamo creato un DNA. La presentazione delle iniziative di Tra Palco e Città è stata occasione anche per fare il punto in ottica 2025. La D taglia via, la qualità del lavoro che svolgono i protagonisti tende a rimanere nel tempo. Non bisogna negarlo, il Festival di Sanremo 2024 sa di gran finale per diversi aspetti. Chi vive quotidianamente in città sa bene che sarà l'ultimo dopo 10 anni dell'amministrazione guidata dal sindaco Alberto Biancheri e, salvo clamoroso i ribaltoni, sarà l'ultimo anche per Amadeus in veste di conduttore e direttore artistico. Questa mattina la presentazione dell'articolato programma di Tra Palco e Città ha spinto ovviamente a riflessioni anche per il futuro delle iniziative, quando cambierà l'amministrazione comunale e cambierà insieme a lei anche la direzione artistica della kermesse. Io ho un po' paura, no, a fare questo, avrei paura a cambiare. Certo che siamo arrivati a un livello molto alto con la coppia Amadeus-Fiorello. Quello che c'è dietro, ok, verrà, però bisogna anche cambiare, perché possiamo andare avanti così. Santoro, cosa ne pensi? Io penso che Amadeus ha preso una bella grezza con gli anni, che è Sinner, perché ha fatto un invito ufficiale al TG1 delle 13. Lo ha apertamente invitato, come dire, idolatrato e ammirato, perché insomma tutta l'Italia ha seguito domenica scorsa questa bellissima vittoria di questo ragazzo giovanissimo, però è arrivato il rifiuto, due di picche, nel senso che secondo me è anche sbagliato, perché diciamola tutta, Sanremo non è soltanto la canzone italiana, è l'andazzo dell'Italia in quel momento. Cioè, Sanremo racconta l'Italia, e l'Italia in quel momento aveva bisogno di Sinner, non per farlo cantare, per farlo imitare, doveva salire sul palco e ricevere la standing ovation. Secondo te perché questo rifiuto? Vabbè, a parte le motivazioni ufficiali, sì, che sono quelle che sono impegnate, no, con ma è principalmente quello, però hanno menato troppo, poteva andare lì una sera è un ragazzo, cioè cosa avrebbe dovuto poi recuperare?
10 minuti sul palco per prendere un applauso. Quindi è stata, secondo me è stata una forzatura quella di rinunciare a Sanremo, perché Sanremo comunque è un palco molto molto importante che va al di là della musica. È vero, è vero. Allora, cambiamo registro, perché le nostre cose continuano almeno per questa settimana, invece poi dalla prossima settimana parleremo solo ed esclusivamente del Festival di Sanremo. Ci sarà un'orchestra, ci saranno i nostri musicisti, i cantanti, ci saranno gli opinionisti e noi siamo fra quelli. Insomma, faremo un pacchetto di puntate per la prossima. I collegamenti con il Festival di Sanremo, ci sarà il nostro inviato a Sanremo, Giuseppe Greco. Insomma, avremo un bel po' di cose. Ma questa settimana ancora continua il, diciamo, il vademecum della nostra trasmissione, un po' l'impostazione tipica del nostro programma, così come nasce, quindi con varie cose che passa da un argomento all'altro, mentre stiamo per parlare di una canzone, a un certo punto parliamo di Argentina. E quindi abbiamo parlato di canzoni, parliamo di America Latina, parliamo del turismo delle radici e diamo naturalmente la linea alla rubrica di Pasquale Guaglianone, intitolata Dagli Appennini alle Ande. Un cordiale buon pomeriggio, eccoci all'appuntamento di oggi, 1 febbraio 2024. Quest'oggi vi voglio raccontare e farvi ascoltare anche una piccola intervista che feci tanto tempo fa in Argentina con un emigrato calabrese, il quale era arrivato lì a Buenos Aires nel 1936. Lui aveva solo 5 anni e in quel contesto ovviamente non aveva capito nulla di dove stava arrivando. Lo incontrai quando lui di anni ne aveva 80, adesso purtroppo non c'è più, quindi questa è anche una testimonianza storica. E mi ha raccontato delle cose importanti e davvero molto dure. Ascoltiamo questa intervista. Io sono venuto piccolo perché i miei genitori mi hanno portato qui. Non è stata una scelta? Non è stata una scelta. Ai 7 anni non si può scegliere niente. Io per questione di lavoro, perché dovevo prendere un posto di maestro di scuola, mi hanno fatto fare la cittadinanza argentina. E adesso Italia non mi dà la cittadinanza perché l'ho perduta, la cittadinanza italiana. E per questo dico che sono nato in Italia. Perché io non volevo morire in Argentina, io volevo morire in Italia. Lui si chiamava Vinicio Spaccarodella, era un maestro elementare e avete sentito con quale emozione ha raccontato la sua storia, che poi è finita proprio in Argentina, cioè lui non è potuto tornare nel paese che era Cetraro, qui in Calabria. E nonostante il suo forte desiderio, lui anelava proprio a ritornare nella sua terra e morire nella sua terra, come drammaticamente lo ha detto. Questa è una storia comune comunque a tante altre persone che sono rimaste lì, che non hanno potuto tornare, tutta questa gente che era arrivata al famoso Hotel dei Migrantes, questa struttura costruita al porto della capitale argentina nel 1911, che fino al 1952 ha ospitato quasi 20 milioni di emigrati da tutto il mondo che erano arrivati lì. Queste storie, secondo il mio parere, dovrebbero essere raccontate anche nelle scuole, perché l'emigrazione è stato il più grande fenomeno sociale che ha avuto l'Italia, e insegnare nelle scuole significherebbe far capire ai giovani di oggi anche il perché tante cose accadono oggi. Accadono le stesse cose che accadevano un tempo, con modalità diverse, era molto più difficile allora, ma si moriva oggi e si moriva a quel tempo e si muore anche oggi. Insomma, con la tristezza di questi passaggi attraverso l'oceano, attraverso il mare, attraverso i deserti, ecco, la storia dell'immigrazione continua ad essere una storia molto importante.
Parliamo di emigrazione tutti i giorni nella nostra scaletta con Pasquale Guaglielone. Parliamo di musica e cantiamo la musica con i nostri due musicisti, il maestro Sorrentino e Pierpaolo Giambarella. Ci informa sulle ultime notizie e in questo periodo soprattutto notizie sempre di costume, naturalmente, Morena Spaccarotella. Ogni tanto ci dà qualche aforisma Ettore Santoro, giusto per andare a casa con un sorriso. Ci cucina un piatto di pasta Federica di Lieto. Serviva, abbiamo bisogno di quella che cucinava, no? Già. E eccomi qua. L'abbiamo trovata. Eccomi qua. Quando però... vieni con i fornelli, benvenuta intanto. Federica Grazie. Di Lieto è arrivata in regia in complicità con Luca Achito, lì collegato. Carina questa cosa di vedere come funziona, le camere, gli spostamenti. Ti piace essere un po' Giamburrasca? Ah sì, molto, moltissimo. Un po' Peter Ma Pan. Ma lo sono in realtà. Sì? Non lo faccio. Beh, senti, la settimana prossima sarai qui con noi tutti i giorni. Verrà anche Pasquale, perché la settimana prossima non ci saranno i collegamenti con la rubrica di Pasquale, neanche i collegamenti con te in esterna, ma saremo solo collegati con i nostri inviati al Festival di Sanremo e tu sarai in studio con noi. Sì, e porto anche le piastre, così finalmente cuciniamo qualcosa insieme, spadelliamo, mi date una mano, però Morena non la faccio partecipare, anche se lei diceva io sì, proporrei, sì, io proporrei, perché lei è avvantaggiata. Scusami, proporrei una gara. Io preparo un piatto e Federica ne prepara un altro. Facciamo un po' come MasterChef. Dobbiamo intanto parlare con i nostri direttori, che se ci danno 6 o 7 ore di trasmissione no, no, per fare cose. Noi che si abbiamo un'ora scarsa e quindi lì dobbiamo correre, manca sempre un filmato all'appello, eccetera. 10 minuti. Fra l'altro adesso già ci stanno tagliando perché dobbiamo chiudere. Una pasta. Facciamo una pasta. Una pasta. Dopo vi do uno spoiler allora, dopo la pubblicità. Bene, facciamo una pasta. Intanto Rosaria, mangi con noi, Rosaria? Super offerta, tutte Givova unisex a 14,99 euro. Cosa aspetti? Io ti aspetto da Malizia, ciao! Ci fermiamo fra poco insieme alla nostra squadra, un giorno dopo l'altro. Eccoci qua, bentornati, la nostra squadra è al completo per la seconda parte di Un giorno dopo l'altro, Federica Di Lieto, Morena Spaccarotella, Ettore Santoro, che mi diceva di cosa parliamo in questa seconda parte, perché non parliamo di tradimenti, perché dobbiamo parlare di tradimenti, sei stato tradito? È sempre di stretta Ma sei stato tradito in questi giorni? Come? Sei stato Io tradito? Sempre, ho tradito sempre. Beh, hai tradito o sei stato tradito? No, tradito. Hai tradito. Io non sono, sei mai stato tradito? Non lo so. Penso di sì, però, perché a Firenze, sai come dicono? Le corna sono come il morbillo. Prima o poi. Però io sono un infedele, sì, nato proprio. Io lo dico, gli altri non lo dicono, io Beh, lo dico. Comunque vada, cara Federica, bisogna amare. Così come cantava nel 1979 e si appropriava della vittoria del Festival di Sanremo, personaggio nuovo che lo misero lì, dice, arrivò al Festival e vinse inaspettatamente la serata finale con questa canzone e poi sparì, perché la sua casa discografica fallì dopo questo exploit. La casa discografica? La Rifi, che è fallita e praticamente il disco uscì in poche copie, cara Federica. C'era una grande richiesta di quel disco perché aveva vinto Sanremo, ma non ce n'erano più nei negozi. Pensate che cosa pazzesca. Amare, Mino Vergnaghi nella versione di Pierpaolo Giambarella Vergnaghi. Progetti se ti va, vuoi vivere una vita insieme a me, mi
parli di coraggio e volontà e cerchi con affanno il mio domani, con tanta e tanta voglia di amare, amare. Che cosa vuoi che voglia dire amare? La vita programmata è forse amare, domani ancora uguale. Non basta aver 20 anni per amare, illudersi che insieme sia migliore e poi sentirsi male. La versione di Giambarella di Amare, caro Giambarella, ma volevo dire un'altra cosa. Stavo guardando nel monitor il mio amico Carmine Leone a Bruxelles, che è già inquadrato, vedi dove sei. Carmine Leone, come stai? Ciao, benissimo. Ma parli italiano o francese ormai? Ormai tutte e due, ma l'italiano è sempre italiano. Senti, io volevo fare un po' di storia. Carmine Leone, per tutti quanti quelli che non lo conoscessero, è stato il mio operatore per una vita. Insieme, non solo operatore e regista, insieme abbiamo fatto tante cose. Lui è uno straordinario con la telecamera. Insieme abbiamo creato Pasqualino Maragià, che è un programma cult, abbiamo girato l'Italia. Abbiamo fatto tante cose insieme e, se devo dire, fra tutti quelli che sono stati vicino a me, è il più bravo. Quindi l'applauso grazie, da parte mia. Troppo, te lo posso dire adesso buono, che troppo buono. Hai parcheggiato la telecamera ed hai avuto successo in Europa, a Bruxelles, con un ristorante. E oggi il telegiornale di Italia 1, Studio Aperto, parlava di te. Nella Piola, questo locale che ha un grande successo, è diventato il locale più popolare di Bruxelles. Sì, siamo da 6 anni a Bruxelles, io sono da 10, ahimè, sono già venuto qui da 10 anni, sono già passati 10 anni, sembra ieri. E con mio fratello abbiamo pensato di aprire una pizzeria, ho lasciato da parte un po' la telecamera, perché la mia telecamera è sempre disponibile per fare riprese, montaggi, roba varia. E abbiamo aperto questo ristorante nel quartiere europeo e oggi vanta tanti clienti, è una bella realtà qua a Bruxelles, grazie a tutti i nostri clienti, ci abbiamo creduto con i prodotti di prima scelta, prima qualità, che importiamo tutto dall'Italia, quindi questo è stato un grande soddisfazione. Anche Mediaset ha approfittato per premiare le eccellenze italiane all'estero. Senti, qui in studio, io so che tu non ci vedi ma ci senti, in studio c'è Morena Spaccarotella, che tu conosci bene. Ciao, grande Morena, io conosco quasi tutti nello studio. Ettore Santoro, poi c'è Federica Di Lieto, non so se conosci Federica Di Lieto. Federica Di Lieto... Non lo so, se me la inquadrate la vediamo. Ah, c'hai anche il video? Ecco. Ce l'avevo prima, prima ce l'avevo. Federica Di Lieto è praticamente stata una concorrente di successo alla famosa trasmissione MasterChef. Ok. E adesso invece è con noi nella nostra squadra, quindi in studio, inviata esterna, insomma, è anche, te lo dico, ma lei non ci sente, è anche molto brava. Ah, ok. Allora, possiamo anche collaborare insieme. Vedi, subito. Ci giriamo. Io te la mando a Bruxelles.
Io te la mando a Bruxelles. Faremo delle trasmissioni qui sull'arte culinaria di classe a Bruxelles. Senti, io te la mando lì a Bruxelles. Mi raccomando, trattala bene. Nel tuo ristorante facciamo un po' di puntate e poi le vediamo in TV. Va bene? Okay. Grande, grande, grande. Senti, adesso noi mandiamo in onda il servizio che ha passato stamattina a Mediaset, quindi anche noi lo passiamo. Quindi fra un po' io, come chiudo con te, lo mando in onda. Gentilissimi, gentilissimi. Vi aspetto comunque per una pizza napoletana, anche da buon calabrese, però amiamo le eccellenze napoletane che voi conoscete benissimo, dal pomodoro alla pizza. Abbiamo aperto una pizzeria napoletana, quindi il successo è anche quello. Qual è il motivo, l'ultima domanda, qual è il motivo del successo? Qual è la pizza napoletana, qual è il motivo del successo della Piola? Il successo della Piola è un insieme di cose. Prima la qualità e la costanza di non farsi mancare mai niente di qualità, quindi dalla base. Quindi oggigiorno abbiamo veramente tanti clienti perché siamo sulle classifiche internazionali, siamo risultati come miglior pizzeria in Belgio più volte e anche nel mondo, la 35esima nel mondo ha il suo perché, quindi bravi con tutto il team, con me compreso, magari perché gestisco questa pizzeria, che facciamo un bel lavoro. Carmine, un bacione, ti vengo a trovare presto e noi ci sentiamo spesso. Quindi. Grande, salutami tutti, ho visto anche Ettore Santoro che non lo vedevo da parecchio. questo è davanti, sei innamorato. Carmine, io e te abbiamo fatto una bellissima rubrica, ti ricordi come si chiamava? Tutti in cielo. Tutti in cielo, facevamo tutto, grandioso. Mi fa piacere che sei stato premiato dalla tua dedizione, dalla tua bravura e dalla tua professionalità. Ti abbraccio. Grazie, grazie. E io non ho messo da parte la telecamera, quindi voi lo sapete meglio. Quando vieni noi siamo qua. Io non dico nulla, a breve scopriremo delle grandi novità. Il primo amore non si scorda mai. Ciao Carmine. Ciao Carmine. Ciao. 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 Beh, è bello ritrovare quelli con i quali hai condiviso. Ma questo, insomma, è bravo davvero, sì. Con la telecamera. Anche la pizzeria che accoglie con il sorriso tutti i clienti vanno proprio... Ma lui con la telecamera era veramente un fuori classe. Uno avanti un miglio, insomma. Io facevo una rubrica che si chiamava Tutti in cella. C'era, come dire, l'assonanza con Tutti in cella, però Tutti in cella nel cellulare. Nel cellulare. No? E facevamo questa... Per esempio, un ragazzo che stavano mangiando i topi sotto un treno perché dormiva sotto un treno. Tutte situazioni strane. Ogni domenica lui montava tutti i servizi, con le musiche. Io ancora ho conservato delle cose, ma mamma mia. Possiamo ritirarlo fuori qualche servizio e rivediamo? Sì. Vediamo il servizio del telegiornale di Mediaset di oggi, di Carmine Leone. Sono le 12 in punto quando, a poca distanza dal quartiere europeo di Bruxelles e dai palazzi delle istituzioni, si aprono le porte della pizzeria La Piola. Ragazzi, aprite! Per essere qui i clienti hanno prenotato con largo anticipo, perché questa è stata la migliore pizzeria del Belgio nel 2021 e 2022, stabilmente nelle top 50 d'Europa e 100 al mondo. Il segreto del successo è semplice e allo stesso tempo tremendamente difficile: puntare esclusivamente su prodotti made in Italy, persino il sale qui arriva dall'Italia. Questo è sale italiano marino, ok? Vabbè, quello belga non va bene. Non va bene, belga non va bene. Perché? Cos'è? Non sala bene? Non sala. Questo da dove arriva? Da Napoli. Da Napoli. Direttamente da Napoli. Abbiamo le acciughe che arrivano direttamente dalla Calabria. Il peperone crusco viene da Senise, che c'ha il marchio IGP del crusco. Hey, mambo! Mambo italiano. Carmine Leone è il manager e uno dei soci della Piola. Un passato da operatore televisivo è arrivato a Bruxelles dopo i 40 anni, dove il fratello gestiva un altro ristorante. Il lavoro in pizzeria è iniziato quasi part-time, l'attività ha avuto però un successo sempre crescente. E così Carmine, in questa sua nuova vita, ha spostato l'attenzione che riservava a luce e inquadrature alla ricerca ossessiva della qualità delle materie prime. In Belgio si trova tutto, però non si trova quel prodotto tipico per la pizza buona, per il cibo buono italiano. E quindi noi ci prendiamo tutto dall'Italia. La giornata di Carmine inizia presto, quando attende l'arrivo dei furgoni con i prodotti freschi dall'Italia.
l'impastatrice della pizza è già all'opera. In un giorno si arriva anche a 800 pizze per soddisfare anche la domanda di un altro punto vendita della Piola nel più grande food market di Bruxelles. Carmine seleziona i prodotti personalmente in Italia con frequenti viaggi per testare la qualità. Laddove non bastano i cibi DOP, IGP e i produttori locali, arriva in soccorso la mamma con il peperoncino direttamente dalla Calabria. Questo lo fa mamma. Ce lo mette sotto vuoto, poi noi questo qua lo mettiamo con l'olio extravergine di oliva. Il rigore nella scelta dei prodotti made in Italy si scontra a volte con richieste non proprio ortodosse della clientela. Alcune volte i belgi ci chiedono: senti, ma si può avere una pizza con la panna, quella cosa? E la pizza bianca è fatta con la panna? No, le pizze bianche per noi significano senza il pomodoro. Nel mio menù non c'è il cappuccino. Io lo sconsiglio sempre, il cappuccino non deve esistere dopo la pizza. Insomma, no panna sulla pizza, no cappuccino a fine pasto. La difesa della qualità italiana è una vera e propria missione, un cimento ancora più difficile spostandoci un po' da Bruxelles, in una zona dove gli italiani portarono la loro cucina tanti anni fa, in un contesto socio-economico molto diverso da oggi. Bel servizio, Carmine! Non entri grazie, nell'inquadratura, grazie. Non hai un operatore bravo che ti sta inquadrando. Guarda, allora abbiamo ogni scaravore è bella mamma sua. Ho visto che c'è mamma che ci fa il peperoncino, quindi. Ciao Carmine, buona grazie fortuna. Mille, ragazzi. Ciao, a grazie, presto. Vi verrò a trovare presto. Ciao, ti aspettiamo in studio se vuoi. Ciao, ciao. Allora, Federica, quindi lì sei nel tuo, vedi come ridi, come ti piace. Sì, ma perché poi ha detto un paio di cose molto giuste e molto interessanti, cioè il successo è dovuto sia alla qualità del prodotto, ma soprattutto alla costanza, perché sì, nella ristorazione è fondamentale tempo, certo. Mantenere lo standard sempre uguale, e quella è la cosa più difficile. Bene, no, io volevo fare una gara tra te, Ettore, perché prima parlavamo, lui dice, ieri sera cosa hai mangiato? Mi sono fatto una pasta al tonno. Risponde Federica, dice, io faccio una pasta al tonno buonissima. Replica Morena Spaccarotelli, anche io so fare una pasta, adesso abbiamo 2 minuti perché dopo ci sono i tuoi servizi, 2 minuti. Santoro, come fai la pasta al tonno? Io ho due in velocità, vai. Ho due diversi a velocità. Velocità, vai alla tavola calda, cioè qui ragazzi bisogna cucinare. No, dico due versioni, ti dico quella veloce, che però... Non dormire, mettiti dritto. È di una squisitezza insuperabile. Allora, aglio tagliato a fettine, perché l'aglio si deve sentire. Io, siccome mi piace molto, metto due spicchi. Olio, non si deve bruciare, quando cominci a sentire il profumo, ci butti dentro... Il peperoncino è un limone spremuto, per 2 persone un limone, per 1 persona mezzo limone. Lo spremi, fai andare il limone, intanto stanno già sul fuoco, io metto i sedani, pochissima acqua. La pasta perché... formato sedano. Sì, I sedani, si chiamano sedani. Sedanini. Allora metti un cucchiaio d'acqua, ma poca acqua, perché deve rimanere sempre cremoso. Okay. Metti il tonno dentro. Quando mancano 5 minuti di cottura, fai stare 5 minuti il tonno là dentro, poi ci butti la pasta, la giri e la mangi. Allora, io penso che questo sia un errore, il tonno, farlo cuocere ancora, secondo me. Io penso che ci sia un errore in tutto questo, in questi passaggi, tutto giusto, tranne un errore, che il tonno va messo insieme alla pasta, penso io. Ma scusa, ma tu... No, questo è quello che penso io, adesso sentiamo. Ma non è vero. Allora... Hai detto una corbelleria... Di dimensioni astrali. Allora, secondo me Francesco la pasta col tonno la fa come lo studente classico dell'unica. Apre la scatoletta, mette nel piatto e aggiunge gli spaghetti scolari. Poi cosa faceva? Con la carne Simmental faceva così. Ma poi dire come la faccio io, ma il tonno è già cotto, quindi non lo puoi ripassare. Io propongo una genovese di tonno, quindi questa cipolla di Tropea stufata, del tonno fresco cotto insieme alla cipolla, un po' di zesta di limone e del basilico fresco. E poi la pasta, certo, mantechiamo bene la pasta. Morena? Metto la cipolla come Federica. più tardi arriva anche la pasta al tonno per te, Luca. Anch'io metto la cipolla come Federica. Il tonno quando lo metti? Lo metto dopo. Dopo quando? Non faccio come te che lo aggiungo insieme alla pasta. No, non lo aggiungo insieme alla pasta, io lo preparo prima e poi lo salto insieme a tutto quello che dice lui con la pasta. No, metto l'olio, metto la cipolla, poi metto comunque il tonno, un po' di limone spremuto, io metto anche un po' di grattatina di buccia di limone, la metto anche su, poi a piatto finito.
E poi in ultimo aggiungo la pasta. Io in genere metto gli spaghetti, però non... Beh, ci manca la versione di Giambarella e quella di Luca Chico. E abbiamo fatto tutte le tre tipi di pasta al tonno. Sì, vai a mangiare. Allora, e allora la settimana prossima facciamo la pasta ci saranno i fornelli. E quindi vedremo Santoro da una parte e Federica dall'altra. Sì. Allora, invece di cosa ci parli oggi? Ma oggi vi parlo di un servizio che ho realizzato in realtà qualche giorno fa, perché sono stata a Lamezia in occasione della presentazione di un libro da parte di Luca Trapanese. Luca Trapanese è noto perché ha adottato una bimba down, è un papà single che ha adottato questa bambina. E vabbè, lui è anche assessore al welfare del Comune di Napoli, ha scritto diversi libri e è molto attivo nel campo del volontariato. Era a Lamezia per presentare questo suo nuovo libro che si chiama Non chiedermi chi sono, che parla sempre di dolore e di sofferenza, ma sotto una chiave diversa. Io l'ho intervistato e la cosa che mi è piaciuta molto è che lui, parlando di disabilità e di difficoltà e di sofferenza, pone sempre l'attenzione. Sono anche le immagini, stanno passando sì, le immagini. Pone sempre l'attenzione sulla persona, sull'individuo e non sulla disabilità. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini del pranzo che effettivamente è stato preparato per Luca Trapanese insieme ai ragazzi della Lucky Friends, di cui già vi ho parlato qualche settimana fa. E c'ero anch'io che ovviamente ho dato una mano nella preparazione del pranzo. Queste sono iniziative sempre molto molto belle, eccomi qua. E lì c'è anche la nostra dietista, l'avete riconosciuta? Ah sì. Sì, è lei. Mi. Era lì. Quella che dice mi. Sì, esatto, è lei. E per cui adesso, se possibile, chiederei alla regia di farci sentire la intervista che ho fatto a Luca, perché è veramente molto interessante. Sì. Qui per presentare il tuo romanzo che fondamentalmente parla di sofferenza, di apertura agli altri nella propria diversità. Sì, Non chiedermi chi sono è il mio ultimo romanzo, che parla appunto di un ragazzo che ha un disturbo mentale e che non viene capito e sostenuto né dalla famiglia né dalle persone che gli sono intorno, e a un certo punto Livio entra in aiuto di questa persona e cerca di accompagnarlo. È un'esperienza vera ed è un'esperienza che racconta ancora il disagio mentale, la fatica delle famiglie che hanno una persona in casa con un disturbo mentale e la solitudine fondamentalmente e l'assenza delle istituzioni. Viviamo oggi in un mondo completamente proiettato verso la perfezione, quindi anche un disturbo mentale come si configura in una società che ti pone l'obiettivo di diventare in quel modo perfettamente funzionante e funzionale? Ma guarda, noi oggi vogliamo per forza educare i nostri giovani ad essere i primi e i migliori e non partiamo mai da quello che sono e come sono, valorizzando anche i difetti. Che cos'è la normalità? Chi si può arrogare il diritto di stabilire chi o cosa è normale? Secondo te esiste la normalità? Non esiste la normalità, esiste l'imperfezione, e da questo dovremmo imparare, cioè capire che attraverso l'imperfezione noi possiamo essere noi stessi e possiamo essere anche più forti. Quindi valorizzare le nostre capacità e non cercare di essere quello che non potremo mai essere. Certo. Ti faccio una domanda un po' più banale, un po' più scontata adesso. Quanto tua figlia ha migliorato e cambiato la tua vita? Nella stessa maniera in cui una figlia cambia la vita di un padre o di una madre, con i pensieri, le gioie, la fatica, le preoccupazioni, soprattutto quelle del futuro. Ed è una vita bella, perché io volevo essere padre di una bambina disabile, però non c'è nulla di straordinario, è tutto molto di consuetudine, come avviene in tante altre famiglie. Bene, che ci dici di questa accoglienza di oggi alla Lucky Friends? Bellissima, io sono veramente contento di essere qui oggi con i ragazzi di Lucky Friends, di essere stato loro ospite. Abbiamo mangiato delle cose buonissime preparate dai ragazzi, quindi è stata un'accoglienza eccezionale. Grazie Federica, sono qui. E sei qui oggi. Sì. Equitalia? No, ero con una maglietta casualità dove c'è scritto Equality. E quindi no, cerchiamo di essere... Sarebbe, se lo sai, mi viene un'idea. Devo fare un po' di magliette qui Italia, insomma, quest'estate. Poi daremo le bollette a casa. Vabbè, non si possono dire queste cose in televisione, però è un'idea che mi è venuta al volo. Allora, abbiamo parlato oggi di Toto Cutugno. Toto Cutugno ha scritto anche tante canzoni per altri.
soprattutto per Adriano Celentano. Hai qualcosa da dirmi tu prima di lanciare un RVM? Volevo farvi vedere una canzone di Cutugno cantata da un altro personaggio. Io ho Franco Califano che conquista la Rai. Conquista Rai 1, 11 febbraio, il racconto di un'epopea. L'abbiamo già parlato, e quindi con l'interpretazione, sì, con l'interpretazione di Leo Gassman. Molto attesa questa fiction. No, sono tre puntate, mi pare tre. Franco Califano tornerà a Sanremo, lo farà nei panni di un nuovo attore che proprio per interpretare il califfo sì, si è avvicinato alla recitazione. Si tratta di Leo Gassman che domenica 11 febbraio nella prima serata di Rai 1, con il festival appena concluso, sarà il protagonista di Califano, film per la TV prodotto da Green Boo in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Alessandro Angelini. Non dice quante puntate sono? Mi pare che siano tre puntate, ma mi piace questa cosa che è anche sul palco dell'Arison e dovrebbe sì. anche cantare una canzone di Califano. Queste sono le anticipazioni, le news che abbiamo noi. Ritornando a Toto Cutugno, il 1995, Toto Cutugno scrive insieme a Minellono, che era un po', diciamo, erano lui, la coppia Cutugno-Minellono, scrive una canzone per Luis Miguel. Luis Miguel è il più popolare cantante di musica leggera nell'America Latina, oggi. All'epoca era un ragazzo di 15 anni. Però vestito da vecchio, doppio petto. Rivediamolo. Sì, molto bello. Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, cedere, noi siamo il fuoco sotto la cenere, puoi non comprendere, qualcuno ci può offendere, noi sappiamo in cosa credere, devi venire con noi, siamo ragazzi di dai, coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Na, 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 na. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi, noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Ragazzi di noi sappiamo in cosa credere. Ha spopolato questa canzone nel 1995, me lo ricordo, passavamo anche alla radio. Questo era un giovane, no? 15 anni. C'è tanta, tanta melodia in quella canzone. All'epoca era di moda la melodia. Adesso, padavano, Los Muchachos de Hoy, il titolo della versione poi incisa nell'America Latina, grande successo anche in Messico, è il Sol del Messico, è il suo soprannome perché è considerato il cantante di maggior successo dell'America Latina, Luis Miguel, che continua anche oggi a cantare. Siamo arrivati alla fine? Federica Di Lieto, Morena Spaccarotella, Ettore Santoro, Pierpaolo Giambarella, quanti minuti abbiamo? Nessuno? Nessun minuto? Volevo fare una cosa, niente, nessun minuto. Devo solo salutare. Bene, ci rivediamo domani, stessa ora, stessi canali, tutto uguale, non cambiate. Poi da lunedì a tutto Sanremo. Intanto chiudiamo con l'aforisma di Ettore Santoro. Allora, oggi abbiamo un po' parlato, io avevo accennato per parlare del tradimento, ma infine poi abbiamo finito con la musica, per cui ho una frase molto simpatica, secondo me, che Paul Newman rispose a un giornalista che gli chiese se avesse mai tradito la moglie. E lui disse: perché uscire a mangiare un hamburger quando in casa hai una bistecca? Tornerai da me
perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Passa il tempo e tu dove sei, con chi sei, tu non pensi a noi, ma io so che da me tornerai. La notte e i giorni tu non ci sei vicino a me, nei sogni miei. Dimmi quando è che tornerai, tornerai da me, perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò.